Scusa per il ritardo, però volevo chiedere una cosa. Allora, qui stiamo continuando a parlare di questa benedetta o maledetta commissione calcare, doveva durare circa un anno, doveva terminare già nel 2000, marzo 2018, e va bene. Da quello che abbiamo che sapevamo era conclusa, e va bene. Ad oggi non abbiamo un pezzo di carta scritto, non riusciamo ad avere una sintesi di quello che avete, cioè voi in un anno di attività, ma si può sapere che avete trovato, che avete scoperto, perché quello che sentito, manca un pezzo, l'ultimo pezzo di Paolo Gatta. Ho sentito quello che dice Paolo Gatta, però il problema è sempre uno, in un anno di attività c'è stato anche un tecnico che ha dato supporto. Ma voi che cosa avete trovato? Cioè poi vi potete anche dire, guardate, non abbiamo trovato niente, punto. Però almeno qualche cosa, credo che c'è stata anche una dimissione di uno dei membri della commissione a tal proposito. C'è un assessore che chiede notizie e non ha contezza. Io personalmente ho chiesto una miriade di volte di questi risultati e non ho avuto contezza neanche io. Vorrei sapere solamente che cosa avete trovato ad oggi. Casino, niente, è tutto a posto. Però se io dico eventuali, cioè probabili profili. Però poi allora probabili sono un anno e mezzo, si potrebbe scrivere risultano ad oggi probabili, tocca fare un'ulteriore verifica, ma almeno ci sta qualcosa. Perché? Perché ad oggi non c'è niente. Ad oggi sono niente di scritto, giustamente. Allora, voi sapete meglio di me che laddove, come ha detto lei adesso, io non lo sapevo, che ci sono dei profili dei probabili profili di irregolarità o comunque di illecito, quindi stiamo parlando di qualcosa che va nell'ambito penale. Lei si rende conto che il procrastinare la non definizione di questa situazione implica anche mandare in prescrizione gli eventuali reati che sono stati commessi, quindi bisogna velocizzare anche per verificare questa situazione. Dobbiamo, perché c'è tanta gente che ha fatto le cose regolarmente, chi certo. Non ha fatto le cose regolarmente è giusto che anche paghi questi suoi sbagli, non è che ci sono delle probabilità, delle ipotesi, parliamo di ipotesi, andiamo avanti. Ce l'hanno segnalato, ci ha segnalato Emanuele Cristini il giorno prima a Paolo Gatta ha parlato, noi non siamo del PC, ma dobbiamo lavorare nel campo delle ipotesi, e le ipotesi saranno avvalorate o smentite da un tecnico che andrà a fare l'accertamento del posto. Ma prima di questo noi non abbiamo nessuna contezza della realtà dello stato dei luoghi. Del pregresso sono state evidenziate delle cose che sicuramente non vanno in prescrizione, non ti preoccupare, ma che evidenzieremo nella relazione finale che verrà presentata dal Consiglio, fermo restando gli eventuali illeciti che potrebbero essere evidenziati, che il Consiglio non potrà essere discusso. Questo è benissimo. La parola alla